ritrovati appunto per una nuova edizione e per una nuova, un nuovo giro all'interno della nostra città per scoprire un po' quello che succede nella grande Milano. Quest'oggi apriamo con uno di quei temi che spesso cerchiamo di andare a ripercorrere, perché insomma ci sono quelli che dicono, vi danno le previsioni del tempo, no? Tutti i giorni vi dicono che meteo fa. Noi cerchiamo praticamente tutti i giorni, e grazie ai ragazzi di Wise Air sarà sempre più quotidiano questo aggiornamento, vi diamo la previsione, o meglio in tempo reale, la qualità dell'aria che state respirando in questo momento. Ad esempio lo possiamo vedere anche dalla webcam che ci dà invece e ci offre molto, molto bene, anzi una bellissima visuale su City Life grazie a Milano Panoramica. Possiamo vedere in questo momento appunto che l'aria a Milano incomincia a non essere più quell'aria pulita di cui eravamo abituati nei giorni scorsi. Siamo sopra i 70 come indice Acqui, ma poi ne parleremo meglio di questi indici, perché appunto ci saranno grandi novità con l'arrivo della nostra Arianna. Ve l'abbiamo detto qualche settimana fa, no? Il vaso che respira, che ci dice quant'è il PM2,5 in quell'istante, in quel luogo, perché insomma l'inquinamento è sì un problema globale, ma è anche un problema molto locale. Basta pensare ad esempio, la nostra Arianna è all'interno di un cortile e ha un PM2,5 molto molto basso. L'Arianna ad esempio di altri nostri colleghi o di gente che ci segue da casa come voi è messa sui balconi della circonvallazione, e vi assicuro che sono livelli completamente diversi di inquinamento. Quindi l'inquinamento che va sì ovviamente combattuto a livello globale, va anche a volte invece combattuto a livello iperlocale, perché poi è l'aria che respiriamo in quel determinato momento, in quel determinato luogo. Possiamo appunto ritornare anche a vedere la webcam proprio di Milano Panoramica su City Life in questo momento. Oltretutto la giornata non è delle migliori, lo vedete, è un po' scuro, una giornata che minaccia pioggia, ha piovuto fino a poco fa, adesso ha smesso, non so, si dice che debba ricominciare, quindi insomma una giornata così, e anche l'inquinamento fa la sua parte. Siamo oltre agli 70, infatti il livello è giallo. Ricordiamo che arriviamo spesso e volentieri negli inverni, l'anno scorso avevamo livelli superiori ai 100 e ai 200, quindi con l'indicatore ben oltre il rosso e viola, quindi con grandi pericoli per la respirazione delle persone. Ma appunto quest'anno cercheremo, grazie agli amici bravissimi ingegneri di Wise Air, di seguire l'andamento dell'inquinamento nella nostra città quotidianamente. Quest'oggi parleremo tantissimo di inquinamento, ne parleremo di inquinamento dell'aria, ma anche di inquinamento dei mari, delle acque e ovviamente anche ad esempio di come le acque del Naviglio potrebbero essere ancora più pulite di quello che sono già abbastanza pulite. Ma ricordiamo che ci sono ad esempio le famose microplastiche che sono invisibili a occhio nudo, sono impossibili quasi da percepire, anzi rendono l'acqua a volte anche molto più limpida di quello che sembra, ma poi ci sono e fanno molto male ad esempio alla fauna ittica e poi di conseguenza a quello che arriva anche nelle nostre tavole, sì. Di questo appunto oggi parleremo, di inquinamento della nostra città e non solo. Appunto cercheremo di dare un sguardo, perché abbiamo trovato un interessantissimo studente che ha creato qualcosa per rispondere concretamente, soprattutto, cioè non è un'idea e basta, ma è un progetto ed è stato realizzato per rispondere concretamente a questo problema. Prima di introdurvi appunto l'ospite di oggi, invece ci fermiamo per una piccolissima riflessione, oltretutto sempre vicino al mare, perché arriva dalle foche parlanti. L'incursione poetica delle foche parlanti arriva dal Portogallo, perché Celia è in Portogallo in questo momento e ci manda una riflessione da pochi metri dall'oceano. Tutto tace nei sogni. Mi hai scombussolato la vita. Sei entrato nel mio corpo. E adesso io dove vado? Tutto tace nei sogni. E oggi, con la luce del giorno, aspetto. Quelle parole, quei suoni, quelle lettere, questa storia,
forza incominciata. Grazie mille ad Acelia Ionac, grazie mille alle foche parlanti. E beh, ormai avete imparato da qualche giorno a questa parte, se sono mascherinato, se ho la mascherina vuol dire che non sono più da solo in studio, perché appunto ci ha raggiunto il nostro ospite di oggi, Matteo Brasili. Buongiorno Matteo. Grazie mille, buongiorno a tutti. Giovanissimo, product designer, neolaureato, anzi mi spiace, uno di quei poveri laureati che non hanno potuto neanche festeggiare insieme agli altri, ma disquisire via webcam e ricevere un bravo via WhatsApp, mi sa, no? Esatto, via telematica, tutto quanto. Via telematica. In più per un progetto come il tuo, che insomma, altro che fisico, è super fisico, perché tu hai creato un prodotto, appunto, ma poi anche un sistema in cui andare a inserire questo prodotto per migliorare appunto la qualità del mare in una filiera virtuosa, come si potrebbe definire. Però lascio la parola a te per presentarci appunto Nuvola di Mare, l'hai voluto chiamare. Sì, esatto, Nuvola di Mare, perché appunto voleva che un po' fosse un progetto che andasse un po' a ripulire e a vedere e un po' a colmare quel vuoto che c'è, quella problematica che c'è dell'inquinamento marino. Diciamo, Nuvola di Mare fa parte un po' di un sistema che si chiama 3 miglia, dove si vuole andare a creare delle soluzioni veritiere e attuabili attualmente, sfruttando le odierne abitudini dell'uomo e dell'essere umano. Quindi Nuvola di Mare è semplicemente uno strumento da donare a tutti i possessori di imbarcazioni che possono utilizzarlo nel momento in cui sono fuori dal porto. Questo è uno strumento di forma cilindrica che riprende la forma un po' del parabordo, del classico parabordo. Una volta in cui il natante esce fuori dal porto, può prendere questo prodotto e lasciarlo scendere in mare. Una volta sceso in mare, come il natante si muove, questo cestino fungerà da filtro, facendo attraversare l'acqua al suo interno e avendo un filtro ruotante al suo interno dello strumento, uh-huh, potendo filtrare e catturare le microplastiche presenti. Abbiamo visto proprio appunto una piccola nuvola, appunto. Esatto, sì. Visto. E la cosa interessante, appunto, quello che dicevo è che tu ovviamente parli di mare, perché tu arrivi dalle, sì, Marche, ovvio, no? Quindi prendi ispirazione un po' dalle Marche. Ti sei ispirato, diciamo, esatto, al mare che ti ha fatto crescere, sì, però poi sei finito nella città del Naviglio. Certo, no. E quindi hai detto, anche sul Naviglio? No, infatti, genere, giusto? Avendo la mia accademia a fianco al Naviglio Pavese, diciamo che è stato poi proprio lì dove ho fatto le prime sperimentazioni, le prime prove, i primi test del prodotto stesso. Quindi assolutamente Milano mi ha portato a coinvolgere il progetto e a svilupparlo e a renderlo plausibile e veritiero. Com'è stato tutto il processo di sviluppo? Insomma, immagino un processo lungo, sì, che però da quanto ho capito, insomma, ti ha dato le soddisfazioni, anche perché poi, adesso poi lo dici dopo la fine, arrivi anche a vincere un premio grazie a questo, sì, sì, prodotto. Allora, sono contento per il premio vinto grazie a James Dyson Award, e sono il vincitore del contest italiano e adesso andrò a partecipare a quello internazionale. Ma è stato anche soprattutto bello un po' come oggi stesso avere la possibilità di divulgarlo il più possibile, perché il mio intento sarebbe di metterlo subito in atto e renderlo plausibile. Quindi per me, oltre magari al classico riconoscimento, sarebbe interessante far scoprire agli altri questo tipo di progetto e questa mentalità, così che si possa attuare. Com'è stato provarlo e testarlo sul Naviglio? È stato molto interessante, perché comunque il Naviglio, come hai detto poco fa, rispetto a tanti altri fiumi o percorsi d'acqua che percorrono la città, possiamo dire che il Naviglio comunque è piuttosto pulito, e è stato interessante come vedere il prodotto come funzionasse e come coinvolgesse un po' anche il territorio milanese. Quindi è stato possibile vedere un po' le prime catture, anche piccole particelle di alghe, di microplastiche. È stato molto interessante questo rapporto appunto fra il mio prodotto e la sua sperimentazione all'interno del contesto milanese. Secondo me, se sbaglio, dicevo prima appunto, il Naviglio è un'acqua abbastanza pulita, però ahimè le microplastiche finiscono veramente ovunque, anche nell'acqua più pulita, sì, c'è, sì, il rischio di essere microplastiche, tra l'altro non possiamo vedere a occhio nudo se non accumulandole, appunto, esatto, no? Esatto. Microplastiche si intendono tutte quelle plastiche che vanno da un centimetro a pochi millimetri, se non andando a scendere a qualche micron di millimetro. Quindi sono proprio la plastica che si va a degradare e a trasformare, rendendosi in porzioni talmente tanto piccole che sono difficili da poter vedere, difficili da poter raccogliere, e semplicemente molti animali, molta fauna e flora le catturano per cibarsene, per sopravvivere, quando in realtà poi saranno la loro causa di morte. E dicevo appunto, beh, nel caso del Naviglio magari no, perché non so chi è che si mette su in tavola un pesce pescato, sì, nel Naviglio, ma ad esempio nel caso delle Marche dove arrivi tu, certo, insomma, il pesce pescato poi, certo, finisce nelle nostre tavole con le pance piene di microplastiche, esatto, giusto? Esatto.
Non è solo però la nuvola in sé il tuo progetto No. di tesi, ma c'è proprio un sistema, anche economico, diciamo, Sì. dietro a una filiera virtuosa, potremmo definirla. Ma come Esatto. funziona? Allora, il Nuvola di Mare è un prodotto che nasce e fa parte di un sistema che si chiama appunto il contesto 3 miglia. Sono andato a lavorare sugli enti che già di per sé lavorano su questa problematica, che sono i pescatori. I pescatori fino a pochi anni fa avevano grandissime problematiche per il riporto in mare, ma anche attualmente non hanno più la problematica di riportare la plastica a riva, ma tra virgolette nessun pescatore, se dovesse scegliere fra riporto plastica o riporto pesce, andrebbe a riportare la plastica. Quindi quello che ho cercato di pensare io è di creare una collaborazione, un B2B, un business to business, tra le società odierne che si stanno adoperando per rimettere in commercio le plastiche riciclate e riprodurre nuovi prodotti e i pescatori. Così che una volta venduti i prodotti fatti da plastica riciclata, parte del ricavato possa andare ad aiutare o comunque a compensare un po' il lavoro svolto dal pescatore nel momento in cui riporta la plastica a riva. Stesso sistema, il prodotto, Nuvola di Mare, va a inserirsi in questo sistema, dove non è l'ente magari o la persona fisica che va a comprare questo prodotto, ma magari sarà, il porto che ne possiede molti e dove qualsiasi possessore di imbarcazioni può andarlo ad affittare ed utilizzare. Nel momento in cui lo affitta, magari percepisce una retribuzione o una semplice remunerazione monetaria per quanto riguarda l'alloggio della barca o la benzina, comunque aiutare a creare un circolo vizioso anche economico che potesse aiutare sia l'ambiente che la vita dell'uomo. Esiste in Italia quello che viene chiamato di più il fermopesca, perché viene dato in quel periodo modo alla fauna ittica di riprodursi e di Esatto. avere poi il pesce, il pescato per, diciamo, la stagione successiva. La cosa interessante è che in questo caso potremmo, ad esempio, sfruttare il fermopesca per letteralmente andare a pesca di plastica. Sì, esatto, correttamente. Cioè sfruttare proprio questo lasso di tempo per andare a recuperare quel gap e quella problematica che negli anni abbiamo sempre più accumulato. Hai detto appunto che questo è stato il tuo progetto di tesi di laurea. Come è stato percepito anche dall'istituzione vera e propria? Allora, come abbiamo detto prima, farlo online ha un certo impatto rispetto a farlo magari dal vivo. È piaciuto molto e sono stato molto contento anche delle parole di un docente piuttosto famoso e importante per Milano, ovvero Paolo Rizzatto, che è l'architetto che ha disegnato la Darsena, la nuova Darsena. E sono stato molto soddisfatto e sono soddisfatto principalmente io del progetto perché mi sta a cuore, cioè perlomeno cerco sempre di andare a progettare o a intravedere delle soluzioni che potessero aiutare la nostra attuale vita. E i docenti e l'Accademia stessa sono stati molto contenti di questo sviluppo perché non è risultato un semplice progetto da product designer, ma è stato un progetto un po' più completo che cercasse di intravedere anche tutte quelle sfaccettature attorno ad un singolo prodotto. Cosa vedi adesso nel futuro di Nuvola di Mare? Adesso, come saranno i prossimi passaggi? Almeno quanti ne hai sviluppati? Ce n'è solo uno, il tuo No, ho prototipo? fatto circa 3-4 Ah, prototipi ok. per andare a vedere quali fossero un po' i meccanismi e la soluzione migliore per poter catturare queste microplastiche, quindi per affrontare il problema che un po' racchiude di più il prodotto, sarebbe l'attrito con l'acqua. Quindi la forma stessa del prodotto poi si è sviluppata per combattere il coefficiente di attrito. La nuvola, le striature vengono create per simulare la classica erosione che fa l'acqua sulle conchiglie. Questo permette una fluidodinamicità migliore. Anche la stessa sezione della struttura è una forma alare, così che faccia attraversare in miglior modo l'acqua e abbia meno impatto con l'attrito. E adesso il futuro per questo prodotto sarebbe per me quello di trovare un ente o comunque una società che mi possa aiutare a svilupparlo in uno step ancora successivo, così da poi poterlo rendere veramente attuabile e portarlo direttamente nei porti o in tutte quelle situazioni, come ad esempio anche a Milano, i Navigli, dove possa contribuire all'aiuto dell'ambiente. Ne abbiamo parlato che qualche settimana fa, appunto, l'inquinamento è un tema importante, forse è stato sottovalutato per un po' di anni, è uscito un po' l'ambiente, l'inquinamento dall'agenda politica, è tornato prepotentemente negli ultimi anni con Fridays for Future e tutto quello che è stato, ma anche l'arte spesso e volentieri ne vuole parlare. E proprio qualche settimana fa, e oggi voglio riproporlo, uno dei cartelli di Cartellomania di Carlo Cecchero aveva proprio a che fare con questo tema, vediamo. Inquinasi terra, acqua, aria ed etere. Rivolgersi ai soliti noti, telefono 00666, i numeri del maligno.
Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? Vi rendete conto che cosa dichiara ufficialmente sui muri questa inserzione? Stanno assassinando la Terra, la stanno uccidendo, ma da 100 anni almeno. E siamo ormai arrivati al limite. Stanno dicendo che restano 7 anni per cercare di fermare questo apparentemente irreversibile processo di inquinamento. Io dico una cosa, basta qui solti allarmi, sembra di stare a un convegno di venditori di antifurto. Vogliamo veramente far qualcosa? Perché altrimenti le giovani generazioni, e non solo, anche quelle presenti, pagheranno veramente pegno. Bisogna amare la terra e anche fare qualche sacrificio per aiutarla a salvarsi, altrimenti sarà la fine. Si ringraziano, anzi ringraziasi, gli Urban Solid per l'Italia sul muro. Insomma, anche sintomatico il fatto che Carlo Cecco ha messo proprio il cartello in mezzo al Mar Tirreno, l'ha attaccato in mezzo tra la Sardegna, la Sicilia e lo Stivale, quasi a simboleggiare che dovevamo parlare di inquinamento del mare. Lo stiamo facendo proprio oggi, lo stiamo facendo qui con Matteo Brasili, che è appunto l'inventore, cioè, si può definire ancora inventore, cioè, come si può ancora dire così? È molto bella, da bambino vuole fare l'inventore, no? È bellissima come aggettivo, forse non mi ritengo tale, mi tengo una persona che cerca di trovare una soluzione razionale alle problematiche. Però che forse è ancora più difficile che essere un inventore, effettivamente. Effettivamente l'inventore poi a volte ha l'idea, ma poi non riesce a... Invece tu giustamente dici... Anche perché prima fuori onda dicevi, in realtà io non è che ho inventato niente di nuovo, no. Unito un po' i puntini, diciamo, sì. No? Il bello di questo mestiere, il bello un po' di progettare è proprio quello, cercare di trovare delle soluzioni che non... magari che non esistono, ma che in realtà sono solo somme di altri prodotti o sistemi che esistono. Quindi creare la giusta combinazione per creare un sistema o una soluzione più attuabile e fattibile. Tu in futuro hai studiato product designer alla NABA. Esatto. Potevi produrre il design di qualsiasi cosa, da una poltrona a una scarpa, sì, a una lampada, con anche magari ottimi risultati, immagino. Ma hai voluto fare questo, perché? Perché alla base della mia progettazione, un po' anche della mia tipologia di visione, il product designer o comunque come tipologia di product designer quale sono io, cerco di mirare o creare produzioni o prodotti o soluzioni che vadano un po' a contribuire all'aiuto della vita odierna dell'uomo, quindi non solo magari progettando un nuovo tavolo, una nuova sedia, andando a vedere anche un qualcosa di innovativo che possa contribuire all'evoluzione della stessa razza umana. Molto interessante. Dove possiamo seguire l'evolversi allora di questa nuvola di mare? Certo, magari attraverso il mio canale Instagram, Matteo Brasili, e vedendo lì appunto i miei aggiornamenti, i miei post in cui sto adesso contattando e cercando di mettermi in comunicazione con enti anche no profit per il futuro sviluppo di questo prodotto. Se appunto volete sapere di più, o se siete un ente che magari è interessato, sto immaginando anche sui laghi, le varie, certo, oppure i vari canottieri di che sono sul Naviglio, insomma, magari Simone Lunghi della Canottieri San Cristoforo ci sta seguendo, il presidente, perché no, magari sentiamo e mettiamoci in contatto con Matteo, perché appunto la soluzione è interessante e si può fare davvero, è banale come frase, ma si può fare davvero tanto con poco, è sempre così, ma effettivamente in questi casi è davvero così, perché immagino, insomma, una barca da sola è veramente niente, certo, in mezzo a un mare in questo, esatto, caso, ma immaginate se tutte le barche avessero montati 3 o 4 delle nuvole di mare di Matteo, quanta plastica, certo, quanta, soprattutto quante microplastiche, quindi quelle proprio difficili e pericolose, potremmo levarci di, sì, torno e poi anzi reinvestire, perché appunto il sistema che dicevi tu è molto interessante, ci sono aziende adesso che comprerebbero, esatto, queste microplastiche, esatto, per produrre altre, esatto, no? Come funziona lì? Sì, come se fosse materia prima, acquistano queste plastiche riciclate e le riutilizzano, quindi nella nuova produzione. Allora, perché non andare a questo punto a pesca di plastiche con la nuvola di Matteo? Io, Matteo, ti faccio tantissimi complimenti. Grazie mille. Davvero, davvero bravo e davvero interessante questo prodotto. In bocca al lupo, anche perché mi hai detto appunto gli italiani li abbiamo vinti, adesso dobbiamo andare a vincere il Dyson internazionale. Ci proviamo, c'è un europeo di mezzo. No. Direttamente, ok, quindi meno male, noi saltiamo lo step. Oh, vabbè, in bocca al lupo. Grazie mille. Seguitelo, Matteo.
Brasili, potete scrivere anche a noi, comunque poi Beatrice sicuramente sia nell'articolo che nei commenti a questa diretta metterà tutti i link e i vari tag e le coordinate per conoscere meglio ancora Matteo. Grazie mille davvero e complimenti per tutto quello che hai fatto. Grazie mille per voi, grazie per l'aiuto. Grazie anche a voi che ci avete seguito, noi torniamo in diretta ancora dopodomani, sempre qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Vediamo, faccio un po' pazzire Francesca in regia, vediamo la situazione in questo momento in City Life com'è, la vediamo un attimo. Quant'è l'inquinamento? Non riesco a leggere fino lì. 77, ecco, insomma. Livello IQ, poi ne parleremo, è un indice di qualità dell'aria sui 77, come vedete è giallo, quindi non va bene. Quindi, e non sono cose accese i riscaldamenti, ne riparleremo poi dopo il 15 quando si riaccenderanno i riscaldamenti e vedremo come, a che livelli arriveremo. Noi continueremo comunque sempre a dare un occhio di riguardo a questo tema, grazie anche agli amici di Wiseye, grazie alla nostra Arianna, al nostro vaso che respira, che è proprio qui fuori dallo studio, può monitorare l'aria della nostra città. Io vi ringrazio tutti quanti, ci vediamo per la prossima puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.